Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha nominato commissario dell'ASL Salerno Antonio Postiglione. Il neo dirigente si è insediato nei giorni scorsi e ieri si è presentato alla stampa. Ascoltiamo l'intervista. La mia gestione è una gestione commissariale, quindi caratterizzata dalla temporaneità, tuttavia questo non mi impedirà di profondere il massimo impegno sia per dare una risposta concreta all'atto di fiducia che il Presidente De Luca e la Giunta regionale ha riposto nella mia persona, sia perché lavorando in sanità da almeno 10 anni cerco con passione e con determinatezza di dare in un momento di grande difficoltà di ordine economico e finanziario la migliore risposta possibile, perché il diritto alla salute è un diritto che riguarda noi tutti, riguarda i nostri figli ed è una tutela che la nostra Costituzione ci offre, quindi ci deve spronare a dare il massimo possibile in ogni momento. Questo è il mio secondo giorno, subito dopo Ferragosto avrò un giro, organizzerò un giro di conoscenze. Per adesso ho conosciuto i direttori degli uffici centrali, della struttura centrale, ma è evidente che la mia attenzione si dovrà necessariamente spostare sul territorio dove si dà la risposta sanitaria alla domanda che viene dai cittadini.